che meritavamo sicuramente di chiuderlo in netto vantaggio, perché avevamo avuto quattro occasioni prima che loro avessero quel rigore, tra l'altro in seguito alla traversa che avevamo preso. Però al secondo tempo, sullo sotto di un gol, per un buon periodo di partita, finché non siamo riusciti ad andare a pareggiare, abbiamo molto più faticato a trovare la via delle occasioni. Ne abbiamo avuto anche sul tempo, se vado a vedere abbiamo almeno contro 3-4 tiri nello specchio della porta, alcuni fuori. Quella di Zossi, le due di Daniele, Rocco. Sì, che ce l'hanno, sì, diciamo, dove è stato il piano portiere. Sì, che fa bravo portiere, ma la cena abbiamo avuto, non si può pensare. Noi oggi io credo che abbiamo fatto almeno 10 punti da gol, quindi in una partita non vedo molte squadre che costruiscono così tanto. È chiaro che nel secondo tempo abbiamo fatto più fatica a trovarci, a creare situazioni più importanti rispetto a quello del primo tempo, perché loro si chiudevano bene, ed è una squadra forte, ed è una squadra di prima arrivata, quindi è per questo che anche la vittoria assume un'importanza particolare, perché è contenuta contro una squadra forte. Comunque l'Imolese ha sempre dato la sensazione di essere superiore a questa squadra, individualmente e collettivamente. A me dalla tribuna ho avuto questa sensazione. Se dici che comunque la congiunzione secondo te comunque la squadra è forte, questo è confortante. Ma no, assolutamente. Oggi abbiamo fornito veramente una grande prestazione di sostanza, di carattere, di personalità, di determinazione e di gioco. Quindi credo che ci sia da dire poco oggi in fase degli errori che abbiamo commesso, perché abbiamo costruito tanto, ma lo abbiamo fatto, ripeto, attraverso delle buone giocate, questa è la cosa più confortante, ma da questo punto di vista non avevo grossi dubbi, perché i ragazzi stanno lavorando bene in settimana, portano in campo quello che proviamo, mi sento dire che abbiamo portato in settimana, e quindi è molto importante, perché attraverso le soluzioni che proviamo durante la settimana, poi la domenica riusciamo ad essere concreti.